Durante quello che sembrava un normale giorno alla stazione di polizia, l'agente Stacy ricevette una chiamata agghiacciante da una bambina di 4 anni, la cui mamma sembrava non rispondere. Quando raggiunse l'appartamento, scoprì qualcosa di veramente orribile. In un tardo pomeriggio giunse una chiamata al 911 che fece gelare il sangue, in cui subito si capì che dall'altra parte del telefono c'era una bambina molto piccola. La piccola Angelica piangeva e l'operatore cercò di farla calmare per ottenere informazioni precise e chiare. La bambina disse all'operatore di avere fame perché sua madre dormiva e non si era svegliata per tutto il giorno. Voleva un panino, ma non riusciva a far alzare la madre dal letto, dove era distesa. L'operatore chiese alla bambina se fosse sola in casa con la madre e lei rispose di sì, che non c'era nessun altro con loro. Angelica aggiunse che sua madre si chiamava Diane e che l'amava molto nonostante non si svegliasse. L'ufficiale continuò a fare domande. Angelica era troppo giovane per conoscere il suo indirizzo, ma disse che abitava vicino a un parco. Poteva anche descrivere la casa e gli alberi, ma questo dava agli agenti pochi indizi su come trovarla. Poi l'agente chiese se Angelica conoscesse i nomi dei vicini. Per fortuna la bambina riuscì a ricordare che due persone conosciute come zio Jerry e zia Trish a volte si prendevano cura di lei. L'ufficiale chiese ad Angelica di non riattaccare il telefono, ma di andare a casa dei vicini e vedere se c'era qualcuno. Se ci fosse stato qualcuno, avrebbe dovuto portare uno degli adulti al telefono. Se non ci fosse stato nessuno, sarebbe dovuta tornare e parlare di nuovo con la gente. Ci volle molto coraggio ad Angelica per sbloccare la porta d'ingresso e andare alla casa dei vicini, ma sfortunatamente non c'era nessuno. Quando tornò con la notizia, l'operatore della centrale di chiamata sentì improvvisamente il suono di un treno che passava. Chiese ad Angelica se c'era una linea ferroviaria nelle vicinanze e la ragazza confermò che il treno passava davanti alla loro casa diverse volte al giorno e che spesso lo guardava dal portico sul retro. Gli ufficiali ora avevano alcuni indizi per cercare di individuare la posizione della bambina. Chiesero aiuto a un collega e presero una mappa della zona. Iniziarono a cercare quartieri con un parco e una linea ferroviaria nelle vicinanze. C'erano solo due treni che attraversavano la città al momento della chiamata, ma per coincidenza le stazioni erano distanti diverse miglia e entrambe le linee erano vicine a parchi. Avevano bisogno di un altro indizio per restringere la posizione della bambina. L'operatrice del centralino cercò di estrarre ulteriori informazioni dalla bambina. Angelica riuscì a dire all'ufficiale che poteva vedere una nuvola a forma di stella fuori dalla finestra, che un anziano stava camminando lungo la strada con il suo cane e che la casa di fronte alla sua aveva una porta di legno, ma questi dettagli non erano molto utili. I minuti sembravano ore e la povera piccola Angelica continuava a chiedere della madre. Era proprio accanto a lei e poteva dire che la sua pelle era molto fredda. L'operatrice del centro di chiamata disse alla bambina di coprire il corpo della madre con una coperta e cercò di convincerla a uscire dalla stanza. Ma Angelica era fedelmente leale alla madre e non l'avrebbe lasciata sola. Quindi l'operatrice approfittò della loro vicinanza e le chiese di parlare della loro vita. Si scoprì che Diane era stata madre single per l'intera vita della sua bambina e non parlava mai del padre di Angelica o dei suoi genitori. Lavorava per molte ore durante il giorno, ma riusciva sempre a tornare a casa in tempo per mettere a letto la sua bambina e darle un bacio della buonanotte. Quando non doveva lavorare, spesso andava a nutrire le anatre nello stagno, dentro il parco, e mangiavano gelato nella gran caffetteria dall'altra parte della strada. Questi erano gli indizi che l'ufficiale stava aspettando. Dei due parchi che aveva individuato, solo uno di essi aveva uno stagno abbastanza grande per le anatre e affacciato su una caffetteria. Quello doveva essere il grande posto del gelato di cui Angelica parlava. Questa era la svolta che cercavano. Appena la polizia restrinse l'area, l'ufficiale Stacy fu inviato nelle vicinanze della piccola ragazza in difficoltà. Non avevano ancora una posizione esatta, ma il team era abbastanza sicuro di trovarsi nel quartiere giusto. Angelica si stava stancando e ci vollero tutte le capacità dell'operatore telefonico per tenere la linea. Le chiese di guardare fuori dalla finestra e di descrivere tutto ciò che vedeva e sentiva. Angelica descrisse le luci delle auto che passavano
e il latrato di un cane lontano, ma poi disse di sentire la musica del camion dei gelati che passava. In quel momento preciso, l'ufficiale Stacy sentì anche il camion dei gelati. L'agente al telefono applaudì forte e promise alla piccola Angelica che l'aiuto era in arrivo. L'agente Stacy chiese al centralino di metterla in contatto con la bambina e cominciò a camminare lungo la strada con una torcia rossa in mano. Fece grandi movimenti circolari con la luce, illuminando ogni cortile del quartiere, e disse ad Angelica di sbloccare la porta e di chiamare il suo nome se vedeva la luce. Alcuni vicini uscirono dalle loro case e l'agente Stacy chiese loro se conoscessero una ragazza chiamata Angelica. Presto individuò la casa e quando nuovamente fece brillare la sua torcia rossa, una piccola e spaventata bambina corse incontro di lei e le si gettò tra le braccia. «Mamma non si sveglia, ho paura e ho fame», disse Angelica e poi cominciò a piangere. L'ufficiale Stacy non voleva portarla di nuovo nella casa. Quindi chiese se qualcuno potesse chiamare lo zio Jerry e la zia Trish. I vicini si precipitarono a cercarli e quando arrivarono sulla scena, Stacy lasciò la bambina sotto la loro custodia. Poi prese una profonda boccata d'aria e entrò nell'appartamento per cercare di individuare la madre svenuta. La casa era abbastanza fatiscente. Camminò da una stanza all'altra chiamando il nome di Diane, ma non ci fu risposta. Quando si fermò ai piedi delle scale, ebbe un presentimento di ciò che avrebbe trovato al piano superiore. Quando si trattava di bambini, aveva un debole per loro e voleva proteggerli dalle dure realtà della vita. Ma non avevano un posto speciale nel suo cuore solo perché erano innocenti e innocui. Aveva anche una ragione molto personale per sentire empatia per loro. Stacy e suo marito Rob avevano cercato di avere un figlio proprio negli ultimi 5 anni. Dal punto di vista medico non c'era nulla di sbagliato in nessuno dei due, ma in qualche modo la buona notizia non arrivava mai. Come modo di sfuggire a questa realtà, Stacy aveva iniziato a dedicarsi completamente al lavoro. Lavorava per lunghe ore e andava sempre oltre il dovere. Nei casi in cui c'erano coinvolti i bambini, faceva un lavoro eccellente. Se non poteva avere un figlio suo, sarebbe stata la migliore ufficiale di polizia della contea per quanto riguarda la sicurezza dei bambini. Anche se Stacy vedeva molte cose terribili sul lavoro, non si abituava mai alla morte. Scoprire un essere umano deceduto le rimaneva sempre terribile. E quando arrivò al primo piano, sentì immediatamente l'odore di morte. Nella camera da letto principale trovò il corpo freddo e rigido di una giovane donna. Doveva essere morta la notte precedente. Il cuore di Stacy andò alla piccola ragazza che aveva trascorso quasi 10 ore ad aspettare che qualcuno venisse ad aiutarla. Stacy si assicurò che Angelica fosse fuori dalla vista quando l'ambulanza arrivò per rimuovere il corpo. Anche se il suo turno era finito, rimase con la ragazza fino a quando i servizi sociali arrivarono a prenderla. Il giorno dopo, al lavoro, Stacy non riusciva a togliersi Angelica dalla testa. Sapeva che la piccola doveva affrontare la grave notizia della morte della madre e che il trauma si sarebbe aggiunto all'orrore che aveva vissuto il giorno prima. Desiderava disperatamente proteggerla da ulteriori danni e fornirle l'amore di cui aveva bisogno e che meritava. Ma come avrebbe potuto fare? E lì Stacy vide un'opportunità che si apriva proprio davanti ai suoi occhi. Inizialmente suo marito Rob fu un po' sorpreso quando gli disse che voleva adottare questa piccola ragazza. Mentre la coppia discuteva sui pro e i contro, si resero conto che avrebbero dovuto almeno provare a dare ad Angelica una casa. Dopotutto avevano sempre desiderato dei figli propri e quella ragazza cercava disperatamente una famiglia che potesse amarla. Il tribunale accettò la loro domanda senza esitazione e la piccola Angelica fu affidata subito alle loro cure, pronta per una nuova possibilità di amore e pace. Che storia agrodolce! Cosa ne pensate delle abilità dell'operatore del centralino? E voi avreste adottato la piccola Angelica? Diteci la vostra opinione nei commenti.